Ciao ragazzi, Andrea Pedrazzini, Goats Plan Basketball e oggi vi insegno come difendere se volete mettere pressione sull'attaccante. Se io sto difendendo contro un giocatore, lui avrà una mano forte e una mano debole. Essendo lui mancino, giusto? Io se difendo a muro, come ci insegnano di fare, lo lascio libero di andare dove vuole perché ho un lato aperto. Se lui è bravo a fare una finta di andare da una parte, poi potrà battermi sul suo lato forte e questo noi non lo vogliamo. Voglio mandarlo sul suo lato debole, quindi a destra. La mia posizione delle gambe dovrà essere già aperta in modo da fargli vedere dove voglio mandarlo. Però in questo modo, se lui è più veloce di me, non è abbastanza perché, come vedete, tra il mio piede e il suo c'è spazio e se lui incrocia velocemente in palleggio può comunque battermi. Se io voglio mettere pressione dall'inizio, in questo modo ho la base che gli chiude ogni opportunità. La mia gamba più lontana dal canestro deve stare oltre le sue gambe. In questo modo, se lui vuole forzare la penetrazione a sinistra, spalla contro petto, mi lascio cadere ed è fallo. In questa maniera gli faccio sentire che se vuole battermi, mi batte dal suo lato debole, non mi batte dal suo lato forte. In questo modo lui potrà essere veloce quanto vuole, ma anche partendo veloce io so già dove sta andando. Adesso tu quando vuoi parti e io cerco di starti dietro. Dandogli un lato riduco le sue possibilità, aumento le mie probabilità di difendere bene. Se invece difendo a muro, lui può andare dove vuole. Adesso rifacciamo la stessa cosa. Io sono più esperto, più lungo e più atletico di lui. Però se sto a muro, vai dove vuoi, quando vuoi. L'ultima cosa che posso fare è, se lo mando da questa parte e lui non è bravo a difendere il pallone, se mette la palla per terra, io posso anche provare a toccargliela. In questo modo lui dovrà stare molto più attento per cercare di non farsi rubare la palla. Bene, questo è quello che dovete fare e che si fa ai più alti livelli quando si vuole difendere in pressione. Ovviamente parliamo di pressione a metà campo perché con la pressione a tutto campo devo per forza lasciare spazio perché non so cosa mi sta succedendo intorno. Se volete difendere forte, non fatevi ingolosire dal mi metto a muro e non mi batte. Se voglio mandare su un lato il giocatore, per me sarà più facile difendere. Devo farlo perché quello che conta è il risultato, non quanto io voglio far vedere di essere bravo. Se voglio difendere forte, devo indirizzare l'uomo. Se non lo faccio, sarà più facile essere battuto.